Alberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a Buon tutti quelli pomeriggio, che si salve. collegano. Grazie Alberto per la tua presenza, l'Engineer Chess, Operation Manager di Fast. Ovviamente grazie per la tua presenza, per questa testimonianza che è propedeutica all'incontro che faremo a porte aperte nelle aziende che tu stai governando, Operation. Saranno 20 minuti ovviamente molto intensi e lasciate ovviamente la parola e lasciamo alla fine ovviamente la possibilità di fare delle domande. Prego Alberto. Grazie mille, grazie a tutti quelli che ascoltano. È sempre un'occasione interessante quella di condividere qualcosa con qualcuno, come si dice. Allora, la mia presentazione, il mio intervento riguarderà il flusso in ambito operation. Questo perché solitamente il flusso qualcuno lo pensa deputato ai tecnici di reparto, come si dice. In verità, io nasco probabilmente, forse perché nasco come tecnico di reparto, poi in verità me lo sono portato lì. Dietro nella mia esperienza e tuttora adesso anche da Operation lo uso, no, i principi del Lean Thinking, insomma. Principi del Lean Thinking che saranno parte integrante della presentazione che andremo a vedere. L'idea è quella di partire dalle basi, non a caso ho messo la macchina che ha cambiato il mondo, che per il mondo occidentale è la nascita del Lean Thinking, in verità esisteva già da sotto mentite spoglie, diciamo così, con nomi diversi, senza avere delle nascite, io e così via. E qui si vedono i cinque principi fondamentali. Partiamo proprio da quelli, perché sono quelli che ci guidano. Valore per il cliente, il fatto di mappare questo valore e il flusso del valore, creare poi, far scorrere questo flusso, far tirare la produzione dal cliente, poi perseguire tutto in una maniera, diciamo così, che punta alla perfezione. Beh, ecco perché il flusso in area operativa. Insomma, ecco perché effettivamente ha senso parlarne ancora. Poi, se parliamo di flusso, lo stesso deve essere identificato, evidenziato, condiviso. Beh, quindi il legame con la value stream map è a doppia mandata ed è innegabile. Qui, ho messo un esempio del tutto didascalico, ma è l'esempio scolastico, diciamo così, dalla quale partiremo, cioè vedremo, dettaglieremo bene la VSM, ne dedicheremo una parte dell'incontro anche, diciamo così, alla spiegazione, alla genesi della VSM, quindi dal creare la classica matrice prodotto-processo, fino a capire dove trovare le varie informazioni, ad incasellarle all'interno della VSM. Quindi sì, si sa, si parte da in alto a destra, si inserisce in contact, si guardano le informazioni. Diciamo così, informatiche solitamente che riguardano principalmente la pianificazione, poi si scende nella parte bassa in cui ci sono tutti i vari flussi produttivi. Quindi capiremo come riportare effettivamente il maggior numero di segnalazioni, il maggior numero di informazioni possa esserci utile non solo per la VSM fino a se stessa, ma per darci qualche concetto in più, qualche punto in più, qualche obiettivo in più. Quindi capiremo la conta di magazzini a cosa può esserci utile, capiremo come un Kaizen Burst possa diventare un obiettivo. Banalmente capiremo che con la VSM potremo anche validare determinati indicatori aziendali. Un'azienda ha come indicatore PRO, possiamo già confrontarlo. L'indice di rotazione del magazzino, possiamo già confrontarlo. Soprattutto se capiremo altri punti fondamentali. Che è quello che solitamente mi riporto e mi ripeto a me stesso molte volte. La value stream map non deve essere l'obiettivo, un'operation meno che meno. La value è da considerare uno strumento e come tale deve essere utilizzato. Quindi va benissimo, si sono connessi, ovvio, se ogni plan è diciamo così, autonomo in tutto e per tutto, capiremo come la value stream map dà molti obiettivi.
c'è l'obiettivo finale che è il TACT, c'è il mantenimento dello stesso, c'è la riduzione dei magazzini, ma c'è molto altro, lo vedremo anche nei data box banalmente. Scrivere una qualche informazione in una maniera piuttosto che in un'altra dà un obiettivo. Sono obiettivi che a volte possono essere, ma alcune volte potrebbero essere obiettivi addirittura annuali o anche che vanno oltre l'orizzonte annuale e che danno effettivamente all'operation la strada da tracciare. L'ultimo punto lo lascio apposta, è quello su cui mi soffermo un po' di più. Possiamo capire effettivamente, guardandola bene, una sorta di vision, diciamo così, ci faccia diventare leader a tutti gli effetti? Qua so che qualcuno sta sorridendo sicuro, dice con la VSM mi fa diventare leader. Sì, l'ho provato sulla mia pelle, ve lo ammetto con sincerità, ed è per questo che ho incasellato anche questa slide. Proprio sul discorso, il concetto di leader, faremo un excursus, onestamente. Proveremo a valorizzare alcuni degli aspetti, ovviamente, di leadership, che sono la vision. Banalmente ho messo la locandina, diciamo così, di Invictus, quel bel film sulla storia della nazionale di rugby della Repubblica Sudafricana. Qui c'è un fantastico prima che fa la parte di Mandela, e chi più di Mandela, diciamo così, non ha trasmesso la propria vision ad un intero popolo, ma l'ha trasmesso, diciamo di più, non solo all'intero popolo, l'ha trasmessa anche i suoi primi riporti. In quel caso il capitano della nazionale era un suo primo riporto, come un responsabile di produzione è un primo riporto dell'operation, o un responsabile tempi e metodi alla stessa stregua. Quindi faremo un excursus e capiremo come le cose sono effettivamente intrecciate una all'altra e come effettivamente da questo, da una VSM, sia utile capire come perseguire gli obiettivi. Cioè il fatto di dire abbiamo un forte quoziente di leadership, abbiamo una vision e quindi portiamo a casa gli obiettivi, ovviamente non è così. Lo sappiamo tutti quelli che fanno l'operation riconosciuto come leader più grande, più forte di tutti, probabilmente non porterò a casa tutti gli obiettivi, ed è in questo che incaselleremo quello che viene definito come teoria il managing complex change. Quindi capire come cambiare, come provare ad approcciare dei cambiamenti particolarmente complessi, ecco, che teorie ci sono dietro, che altri strumenti dobbiamo avere oltre a essere degli ottimi leader, ad avere un'ottima vision. E tutto questo come lo faremo? Lo faremo con condivisioni ed esempi. L'idea, io qui ho schiaffato, come si dice, quindi incollato quattro della dozzina di VSM che condivideremo assieme, insomma sono esempi vari, ecco. Ma non tratteremo solo di VSM, anzi alcune volte sarà solo uno spunto. Ho identificato tre percorsi principali. Il primo percorso lo definirei come virtuoso, il secondo invece lo avrei definito come lean addicted e il terzo invece il classico PMI, quindi piccola e media industria, no? Perché questi tre approcci? Perché hanno tre finalità diverse. L'approccio virtuoso, quindi l'esempio virtuoso che vedremo, l'ho definito virtuoso semplicemente perché parte dall'obiettivo, quindi un esempio abbastanza facile, non so quante volte possa ricadere onestamente, in cui l'obiettivo aziendale è l'obiettivo di riduzione di un lead time, quindi obiettivo di riduzione del lead time va da sé che è VSM, ma non è tanto questo che ci porteremo a casa, quindi va da sé che è flusso, però non è tanto questo il caso, non è tanto questo, diciamo così, la chiave io l'ho identificata con la parola deployment. Perché? Perché da questo esempio ci porteremo a casa un po' di best practice. Tenterò di illustrare quelle che secondo me possono essere delle best practice aziendali. Cioè il fatto di partire da un X matrix, di avere un obiettivo chiaro, di definire un team charter, da questo passare ad una 3T e dalla 3T condividere un piano di azioni e dal piano di azioni valutare anche come le stesse possono essere gestite
termini di priorità, magari con una matrice sforzetto, e quindi effettivamente come trovare tanti buoni aspetti utili. Relativamente alla VSM, in questo stesso esempio passeremo dalla VSM del current state addirittura ad una vision VSM per poi metterla a terra con un future state VSM. Quindi un esempio che anche in pochi libri dedicati alla Lean si trova, onestamente. Ecco perché l'ho definito come virtuoso. E la chiave non sarà tanto la VSM quanto l'intero deployment. Il secondo esempio invece io l'ho identificato come Lean Addicted, qualcuno lo definirebbe forse come l'esempio lezioso, purtroppo è il mio preferito, nel senso quello che forse mi ha anche più cambiato la vita. E in questo esempio illustreremo il vantaggio che procura ricercare il flusso anche se lo stesso è già evidente. Si parte da un caso di un'operation, un bello stabilimento, come si dice, come direbbero i tecnici, ma poi alla fine l'operation che tanto era miscredente, tanto faceva il San Tommaso della situazione, effettivamente ha cominciato di suo pugno a disegnare un VSM e da lì ha cominciato a vedere che poteva avere qualcosa come 10-12 Kaizen Burst da sistemare, alcuni dei quali che pesavano di 4-5 euro annui, quindi un bel po' di obiettivi messi qua e là ce li dava. Ecco, questa cosa succede? Succede ovviamente un piano azioni con una valanga di milestone da dover mettere giù. Azioni come sempre a una settimana, così come azioni a 6 mesi, così come azioni che verosimilmente nel giro di un anno effettivamente hanno portato, non dico a delle rivoluzioni in termini operation, ma ha dei bei cambiamenti, ecco. Diciamo così, piccole e medie industrie, perché è facile, come nei esempi precedenti, giocare, parlare di VSM, aspetto, un'azienda, diciamo così, in cui uno arriva e dice ok, qui a flusso non c'è niente, quindi cosa faccio? L'obiettivo aziendale non è neanche, non si parla neanche di flusso, da nessuna parte compare questa parola, per cui cosa si fa? Solitamente, perlomeno l'esempio che condivideremo è quello di comunque provarci, comunque vedere cosa questo in casella anche cose banali, non banali, ma diciamo quotidiane dell'operation, ad esempio gli investimenti del successivi 2 anni. E la parola chiave l'ho messa apposta trust, perché ovviamente fiducia incondizionata tra virgolette in quelli che sono i principi lì, quindi ricercarlo anche quando, diciamo così, agli occhi della maggior parte delle persone effettivamente lo stesso non sia poi così visibile. Ecco, questo un pochettino il percorso, gli esempi e i 3 filoni che tratteremo nella successiva presentazione, insomma, di venerdì, non questo prossimo. L'avevo promesso, come si dice poi, nel post che avevo fatto in LinkedIn, e ovviamente ogni promessa è un debito, per cui l'ultima slide in verità è dedicata semplicemente a un piccolo video, no? Flusso in ambito Lean e cose di questo genere. Perché ne parliamo ancora? Allora, qui l'esempio è abbastanza smart, facile. Conosce l'inglese, altrimenti provo un po' a parlarci sopra. Cerchi di costruire questo oggetto in 2 reparti. Niente, la sfida è vedere quello che succede, vedere se ci sono sprechi e capire effettivamente se si può fare qualcosa di meglio. Io spero che sentiate anche un po' del commento in inglese per chi lo capisce. Folds of one, then doing all 5 folds of the second until I get
business. 4 minuti e 59 per fare 5 fantastici prodotti che sono in carta. Lo stesso processo visto dopo una VSM current state con una VSM future state, con probabilmente una qualche spesa di investimento, vedi quei due libri messi sopra il tavolo e quella sorta di oggetto arancione non ben molto identificato, e magari qualcuno che l'operation ha detto vai a vedere bene lì, capisci, fammi la VSM ed effettivamente portami qualche risultato. Ed ecco che parte il secondo video. Il processo è lo stesso, quindi grossi cambiamenti non ci sono, leggermente gli oggetti scorrono un po' di più. Forse sono 4,59, tutto questo che riesce a stare. Vediamo se riesce a fare addirittura, quindi direi che... Remember the old record is 4 minutes and 59 seconds. Now doing one piece flow through both departments, we have... Direi che i numeri parlano da soli del perché si parla ancora di flusso e di cosa vuol dire flusso in ambito operation. Questo è un esempio di un reparto banale, pensatelo esteso i 4,59 contro il minuto 47, esteso in 18 processi, 20 processi e 5, 6 flussi, 10, non lo so, 3, 1 che abbiamo all'interno di ciascuno dei nostri stabilimenti, cosa può creare in termini di consegne al cliente o in termini di sprechi che abbiamo visto nel primo video contro il secondo video. Direi che claim migliore non c'è, insomma, pensando alla presentazione, insomma, che deve avvenire tra un paio di settimane, ecco, per cui direi semplicemente appuntamento al 24 del 3, ecco. E quindi lascio la parola ad Andrea con questo. Grazie Alberto, veramente preziosissimo il tuo intervento, anche per capire cosa succederà il 24 marzo dalle 9 alle 16 presso l'azienda che stai governando questa operation. Saremo in Fast Montagnana Padova. Ci sono qualche domanda ovviamente da parte delle persone che cerco di condividere apertamente con te. Ci sarà un'esperienza pratica durante la sessione del 24 allora marzo? Sì, per tutti quelli che saranno presenti in azienda, sì, sicuramente. L'idea è quella, l'idea è anche ovviamente di un factory tour e quindi direi proprio di sì, insomma, è anche uno dei punti diciamo così post covid finalmente l'abbiamo smarcato e quindi insomma sì, faremo un'esperienza pratica, questo sicuramente mi torna anche utile a me a fini personali, come si dice. Perfetto. Quindi sì, la sponsorizzo. Concludendo, invece chiede, alla luce dell'esperienza di queste lean turnaround o transformation che caratterizza un po' la tua carriera, Alberto, cosa hai trovato di diverso in questo momento in cui lavori? Di diverso? Ogni azienda è peculiare ed è diversa dalla precedente, al di là del prodotto che uno fa, l'azienda poi per me è fatta di persone, ed essendo fatta di persone, l'approccio che hanno le persone alla cultura lean è molto diversa per esperienza, per diciamo così background che le persone stesse hanno. Quindi ogni azienda è veramente diversa. Cosa c'è di diverso? Beh, direi tutto e direi niente. Nel senso che una VSM sta bene in un'azienda che fa gioielli tanto quanto in un'azienda che fa scatole da scarpe. Quindi la VSM, l'approccio, gli strumenti da utilizzare sono gli stessi, a mio modo di vedere. Poi in verità il tutto sta a declinarli e a capire come un'operation può diventare leader, che obiettivi porsi, che strada intraprendere e capendo a che punto, in che punto del suo percorso è l'azienda. Quindi non c'è una diversità tra azienda e azienda, come non c'è una similarità tra azienda e azienda. Banalmente sì, se due aziende fanno scarpe, certo fanno lo stesso prodotto,
Il problema è come fanno quelle scarpe, che 9 volte su 10 è diverso. Malamente per la scelta dei macchinari o piuttosto perché il responsabile tecnico ha deciso si fa così, si fa colà in base a valutazioni fatte in precedenza. Spero di aver risposto perché è una domanda parecchio generica. Ecco, c'è anche una domanda interessante perché ci sono anche alcuni nostri concorrenti di Limbet che ci stanno seguendo, li salutiamo perché ovviamente nella nostra visione di concorrenza c'è molta apertura. C'è la volontà ovviamente di aiutare le aziende a migliorare, quindi ringrazio ovviamente anche coloro che ci stanno seguendo, che sono la maggior parte di loro amici. Intanto dicono bravo Alberto, quindi dei complimenti. Grazie. Chiedono qual è secondo te la cosa che nella pratica hai trovato sensibilmente diversa rispetto alla teoria. Intendo su come affrontare i progetti di miglioramento. Difficile rispondere, nel senso, nella teoria tutto funziona dritto al primo colpo, questo direi, sintetizzerei, no? Nella pratica niente funziona dritto al primo colpo, però se è una cosa che ho imparato è che effettivamente i numeri ci guidano, delle risposte preconfezionate, ma semplicemente seguire il processo. Quindi si segue il processo, si guardano i numeri, ecco, forse la difficoltà è proprio quella, rimanere ancorati al processo, utilizzare gli strumenti nella maniera corretta e poi non mollare mai l'osso. Questo probabilmente sono gli aspetti, direi così, più difficili e che si imparano sul campo dopo aver fallito 2 o 3 volte. Normalmente alcune volte molli l'osso troppo presto, quando pensi che di essere arrivato all'obiettivo, in verità non ci sei arrivato a un 80% dell'obiettivo e poi in verità però il tutto ritorna a un 90% dall'obiettivo, perché come si dice il miglioramento è a piccoli passi, invece il peggioramento è istantaneo ed è a passi, a voragini giganti, no? Quindi la difficoltà onestamente è proprio quella, cioè quella di dire ok, ho lo strumento, lo uso e adesso non mi fermo semplicemente all'esercizio di usare lo strumento, ho un obiettivo e costruisco una squadra per portarlo a casa. E a casa. Perché io sì, faccio anch'io ovviamente attività, diciamo così, con il titolo di attività di un tecnologo, ecco. Quindi vado da sé che devo dire costruisco una squadra prima di tutto, perché senza di quella, ecco. Molto bene, siamo nei tempi previsti, quindi se non vado errato ci rivediamo direttamente in Fasta Montagnana a Padova, ci aprirai tu le porte Alberto, il 24 di marzo. Ci sarà con noi anche Giorgina, che ci ha seguito lungo tutto questo webinar, che ringraziamo per la presenza e l'organizzazione. Ringraziamo ovviamente i numerosissimi partecipanti a questo webinar e tutti coloro ovviamente che se lo fossero perso lo possono trovare sui nostri canali LinkedIn, Facebook e anche YouTube. Buona continuazione di serata e ci rivediamo il 24 marzo. Grazie, buona serata al 24. Grazie anche da parte mia, grazie mille a tutti. Grazie.